Ehi, Pam, guarda là! Cosa c'è, Pim? Stanno arrivando due personaggi sulla strada. Sembrano un uomo e una donna, saranno sposati. Ma come cavolo faccio a saperlo, dai? Adesso che arrivano vi possiamo chiederglielo. Buona idea. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, possiamo esservi d'aiuto? Sì, staremo cercando il maestro delle parole. Wow, che fortuna che avete, noi due siamo proprio gli aiutanti. Perfetto, che gran fortuna. Infatti dobbiamo andare dal maestro per chiedergli come poter chiamare nostro figlio. Ah, dimenticavo, io mi chiamo Gabriele e lei è Giorgia. Salve. Dai, allora vi accompagniamo, venite con noi. Buono. Prego, prego, avanti, venite. Grazie. A questo dilemma io purtroppo non so dare una risposta. Io, per quanto riguarda i nomi, mi servo sempre del grande libro dei nomi. Eh sì, però per poterlo consultare bisogna prima conoscere il significato, il vero significato della parola chiamare. Con questo atto non si intende soltanto dare un appellativo a una persona per poterla interpellare, ma si intende anche scegliere una caratteristica precisa che l'accompagnerà per tutta la vita. E infatti il nome tante volte modifica lo stesso carattere di una persona e quindi bisogna sceglierlo con grande attenzione. Ok, abbiamo capito perfettamente. Allora adesso sei pronta per aprire il libro dei nomi e vedere quale nome il libro sceglierà per te. Fidati di quello che sceglierà. Che emozione! Allora, quale nome ha scelto il libro? Il libro ha scelto un nome perfetto per mio figlio. Sarà maschio e si chiamerà Giovanni. Se non sbaglio, Giovanni significa dono del Signore e veniva scelto per i figli attesi da lungo tempo. Infatti da tanto che lo cercavamo e finalmente è arrivato. Sì, Giorgia ha perfettamente ragione. Giovanni è il nome perfetto per il nostro figlio. Anche a me piace molto Giovanni. A te, Pam? Sì, è molto molto bello. Mi piace anche a me. Bene, sono lieto allora di esservi stato d'aiuto. Grazie mille, maestro. Sì, davvero, grazie. Tra l'altro sono convinto che a nostro figlio piacerà Giovanni. Dai, dai, adesso basta ringraziarmi e tornare a casa che già comincia a fare buio. Pim e Pam vi accompagneranno fino al sentiero che conduce a valle. E mi raccomando, quando nascerà il bambino ricordatevi di dargli un bacio da parte mia. Addio! Sarà fatto, maestro. Ok. Andiamo, grazie.